In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». E il Vangelo di oggi ci fa contemplare Gesù mentre si presenta a Pilato come re di un regno che non è di questo mondo. Questo non significa che Cristo sia re di un altro mondo, ma che è re in un altro modo. Ma è re in questo mondo. Si tratta di una contrapposizione tra due logiche. La logica mondana poggia sull'ambizione, sulla competizione, combatte con le armi della paura, del ricatto e della manipolazione delle coscienze. La logica del Vangelo, cioè la logica di Gesù, invece si esprime nell'umiltà e nella gratuità. Si afferma silenziosamente ma efficacemente con la forza della verità. I regni di questo mondo a volte si reggono su prepotenze, rivalità, oppressioni. Il regno di Cristo è un regno di giustizia, di amore e di pace. Gesù si è rivelato re quando? Nell'evento della croce. Chi guarda la croce di Cristo non può non vedere la sorprendente gratuità dell'amore. Ma qualcuno di voi può dire: «Ma padre, questo è stato un fallimento». È proprio nel fallimento del peccato, proprio che il peccato è un fallimento, nel fallimento delle ambizioni umane, lì c'è il trionfo della croce, c'è la gratuità dell'amore. Nel fallimento della croce si vede l'amore,
è questo amore che è gratuito, che ci dà Gesù. Parlare di potenza e di forza per il cristiano significa fare riferimento alla potenza della croce e alla forza dell'amore di Gesù, un amore che rimane saldo e integro anche di fronte al rifiuto e che appare come il compimento di una vita spessa nella totale offerta di sé in favore dell'umanità. Sul Calvario i passanti e i capi deridono Gesù inchiodato alla croce e gli lanciano la sfida: salva te stesso scendendo dalla croce, salva te stesso. Ma paradossalmente la verità di Gesù è proprio quella che in tono di scherno gli scagliano addosso i suoi avversari: non può salvare se stesso. Se Gesù fosse sceso dalla croce, avrebbe ceduto alla tentazione del principe di questo mondo. Invece lui non può salvare se stesso proprio per poter salvare gli altri, proprio perché ha dato la sua vita per noi, per ognuno di noi. Ma dire Gesù ha dato la vita per il mondo è vero, ma è più bello dire Gesù ha dato la sua vita per me. Per questo la regalità di Gesù non ci opprime, ma ci libera dalle nostre debolezze e miserie, incoraggiandoci a percorrere le strade del bene, della riconciliazione e del perdono.